Sono Laura Antichi e vi presento ZapWorks, creare realtà aumentata con ZapWorks e leggere lo Zap Code generato mediante dispositivo mobile. Create your own augmented reality experiences. Perché usare ZapWorks? Per sviluppare la capacità di progettazione aumentata, per condividere approfondimenti estesi con un marker leggibile da dispositivi mobile, per aggregare diversi tipi di media su di uno stesso problema, offrendo una visione multiprospettica e dinamica. Per aumentare contenuti e info su di un argomento con uno sguardo di selezione, per coinvolgere nell'esplorazione creativa, per fornire aiuti e personalizzare l'esperienza. Quando usare ZapWorks in UNEAS, episodi di apprendimento situati nella fase preparatoria? Potrebbe essere usato come proposta stimolo nella fase operatoria per aggregare contenuti multiprospettici e presentare, nella fase ristrutturativa per documentare e pubblicare l'attività svolta. ZapWorks mette a disposizione tre strumenti, widgets, designer e studio. I tre strumenti rispondono a esigenze diverse. Widgets valorizza i collegamenti, collega diversi elementi disposti a ruota attorno al codice. Designer valorizza l'inserimento dei video, aggancia su di un'immagine principale grande gli oggetti. Possibile aggiungere scene, inserire testo e bottoni di navigazione. Studio è uno strumento più complesso, prevede competenze di programmazione, punta sull'animazione 3D. Con gli strumenti viene generato uno Zap Code che sarà letto nel suo contenuto dalle app mobile. Zap Code è un marker tipo QR code da leggersi con l'app specifica. Ha la caratteristica di essere scansionato molto velocemente rispetto a un QR code. Colleghiamoci ora al sito ZapWorks. Vedete che potete registrarvi se non siete già registrati o fare login. Comunque possiamo, prima di tutto guardare l'offerta dei prezzi. Vedete che abbiamo tre tipi di account, il personal, il business e l'education. Noi, sceglieremo il personal perché il personal è gratuito, come potete vedere. In Tools trovate le tre applicazioni di cui vi ho parlato prima, Widget, Designer e Studio. E quindi ora procediamo e andiamo, io sono già registrata a fare login. Vi volevo anche dire che ZapWorks è fornito dalla azienda Zappar che si occupa di realtà aumentata. Questa è la mia interfaccia con tutti gli ZapWorks che ho predisposto e preparato e vedete che è presente uno Zap Code per ogni applicazione che ho realizzato. Gli Zap Code
che voi vedete non sono quelli che compariranno a voi, voi avrete a disposizione un unico zap code iniziale gratuito, gli altri devono essere acquistati seppur con modica cifra. Io ne ho acquistati alcuni di supplementari e in più loro mi hanno regalato uno zap code perché li ho menzionati in Twitter. Ora possiamo andare a realizzare il nostro nuovo zap code, quindi make a new zap code. Mi chiede di dare un nome allo zap code, chiamiamolo Tools Presentazioni. Mi chiede di scegliere lo stile o circolare oppure quadrangolare. Ho scelto il circolare, il circle, continue e mi chiede se con che cosa voglio realizzare il mio Zapworks, se con Designer, se con Studio o con Widgets. Useremo Widgets noi in questo tutorial, quindi evidenzio Widgets. E vado a create zap code. Okay. Clicco su edit e vedete che mi dà già la possibilità di fare il download dello zap code. E di scegliere anche, posso scegliere anche di cambiare il colore del mio zap code. Choose a color, mi dà queste possibilità, ma potrei anche con il numero esadecimale scegliere un altro colore. Lo scelgo questa volta verde. Ok. Apri e vado a fare il download del mio zap code. Mi chiede se lo voglio scaricare come PNG o SVG. Lo faccio il download come PNG e lo vado a scaricare sul mio PC. Lo salvo. E ora torno alla mia presentazione. Posso nella parte dei bottoni presenti nella parte destra cambiare il tool, ossia passare ad esempio a designer, duplicare il contenuto o archiviare lo zap code. Ricordatevi che archiviarlo non significa guadagnare, riguadagnare lo zap code. Vado in Edit Zap Code Content e mi dice se voglio lo Zap Code nel right corner e mi dice anche che dopo posso cambiare il colore dello zap code. Comunque mi dà delle istruzioni,
e mi dice che posso comunque scegliere i contenuti dalla parte dal menu di destra. Ok, potrei anche uploadare un'immagine centrale, upload. Qui vedete che sono presenti le immagini che ho caricato precedentemente. Vedete? Ok, ne posso uploadare altre dal mio PC, ad esempio dal mio computer, con upload image. Quindi upload una nuova immagine. Scelgo questa, presentazioni animate, apri e come vedete mi ha uploadato quella che sarà l'immagine centrale con accanto lo zap code, l'immagine centrale attorno alla quale ruoteranno tutti i contenuti. Ho la possibilità di aggiungere poi delle immagini, delle foto album, dei video, dei sound, dei contact, il contact, un calendario degli eventi e dei web link. Allora aggiungo un'immagine da quelle che ho magari disponibili, aggiungiamo questa. Ok, poi posso aggiungere foto album, delle foto, un insieme di foto che poi potrò sfogliare. Esempio questa, poi questa, questa, ne inserisco alcune tanto per prova, questa. Un'altra e così via. E poi use selected image. Ok. E quindi ho costruito il mio foto album che posso rieditare oppure cancellare. Poi posso aggiungere un video da YouTube, Vimeo oppure uploadarlo. Aggiungo un video da YouTube, metto come vedete l'indirizzo, incollo l'indirizzo e mi dice che è valido, mi chiede se voglio usare questo video, use this video, e vedete che mi ha aggiunto il video. Posso aggiungere altri video tanto per arricchire poi il mio lavoro ancora da YouTube. Incollo l'indirizzo, mi dice che va bene, valido, use this video, e quindi ho aggiunto un altro video. Poi posso aggiungere un sound e posso usare quelli che ho qui oppure uploadarli dal mio PC,
uso questo che l'ho già disponibile, poi posso aggiungere una contact, è abbastanza interessante aggiungere il contact, metto l'immagine, ok, vediamo, lo carica, sì, il mio contatto, perché poi dall'applicazione per mobile potranno salvare il mio contatto. Adesso vabbè, scrivo qualche cosa sul mio contatto, compilo, insomma, è da compilare questa scheda. Laura Antichi, Company, mettiamo Edu. E soprattutto, insomma, interessante l'indirizzo mail. Posso poi compilare tutto quanto. Esempio Twitter, Facebook, così. Ho compilato e create contact. Ecco, vedete che mi ha creato il mio contatto che posso editare e cancellare come il resto. Poi posso anche compilare un calendario degli eventi, boh, scrivo webinar, e qui dovrei mettere l'email address. Provo a mettere l'indirizzo del webinar dei corsi Anitel. Ok, mi dice l'inizio, la data di inizio. Facciamo 30 giugno. Ok, e la data di fine. E poi mi dice la data di inizio e la data di fine. Vol day, mettiamo, poi mi dà la zona e poi devo mettere altre cose, insomma. Create events. Aggiungi all'inizio, vabbè, di any meeting, mi dice, e qui dovevo mettere qualche cosa di diverso. Vabbè, comunque compilate con attenzione questo, non sto a compilarlo adesso tutto. Ecco, comunque ho compilato anche questo, il calendario degli eventi, perché poi con l'applicazione potranno collegarsi al calendario. Poi posso aggiungere degli web link. Come vedete, mi dà la possibilità di mettere un indirizzo. Inserisco l'indirizzo del web link. Mi dice se voglio generare uno screenshot, un'immagine di riferimento, oppure uploadarla, generate screenshot. Adesso vediamo che genera l'immagine di riferimento, quindi create web link, e ha creato con lo screenshot il web link.
Aggiungiamo un altro web link. Generate screenshot. Ecco. Create web link. Così ho messo un altro web link. Ho aggiunto. Come potete vedere, lo sta caricando. Mi dice che ho raggiunto il limite per questo zap code di elementi. Vabbè, in caso se non lo carica lo posso cancellare. Poi posso andare a vedere con preview il risultato momentaneo. Preview. Mi genera quindi uno zap code momentaneo. Ora apro dal mio smartphone l'applicazione Zappa che ho scaricato. Vedete, la apro, Zappa. Ok. E vado a leggere. Lo zap code. E quindi vedete che bellissimo effetto di quanto ho ottenuto con widget. Cioè ho ottenuto una serie di applicazioni che ruotano attorno all'immagine centrale, che poi posso collegarmi, ad esempio mi collego a questo, vediamo se viene, sia la quindi al link esterno e voi vedete che si collega al tutorial presentare con video animati Kizoa. Così posso procedere. Poi per quanto riguarda il resto, anche questo, il video, posso da YouTube, vediamo se si collega. Ecco, Heraclitus says that the discourse is a quindi structure. It is not revealed by the simple word. con widget noi abbiamo una serie di contenuti che ruotano attorno ad un codice. Ok. A proposito, volevo farvi vedere anche le foto dell'album. Aspettate, è molto carino, foto album. E vedete che queste foto album, non si vedono, questo. Anche queste, insomma, sono visibili. Queste qui sono sfogliabili, scusate, erano queste. Vedete che sono sfogliabili le foto dell'album ed è un effetto molto, molto carino, molto completo. Ok. Per terminare il tutto vado in Publish e pubblico il mio lavoro. Potrò ritornare naturalmente a completare a quanto ho già fatto e predisposto. Ecco, è tutto fatto. Quindi
posso ritornare indietro e vedete che il mio tool presentazioni è già realizzato ed è pronto con il suo codice. Il codice l'ho già scaricato sul mio computer oppure lo posso anche con lo smartphone. Aspettate con lo smartphone posso puntare sul codice anche se è piccolo, proprio me lo dovrebbe caricare dal PC. Vedete? Ok, esco da questo. Volevo anche farvene vedere un altro, vediamo se funziona ancora, che avevo fatto precedentemente. Quindi apro l'applicazione di nuovo Zappar. Ok, ah no, voglio questo. Vediamo se viene questo. No, viene ancora le animazioni. Aspettate che esco. Ok. Ecco. Vediamo se riesco a prenderlo. Questo. Non mi prende quello sopra, vabbè, perché è molto ravvicinato. Ecco, ora voglio riprovare, l'avevo chiuso. Vediamo se riesco a farvi vedere anche questo. Ok, questo l'avevo fatto sula Semplicité, vedete, con tutti i web link, perché mi interessava avere il web link. Ecco. Io vi ho quindi presentato di Zapworks widget. Avrei potuto comunque anche presentarvi il designer per la prossima puntata. Ciao!